Signori, buongiorno e bentornati nella mia cucina. Oggi andremo a fare una ricetta non tradizionale, di più. Oggi andremo a portare un po' di novella tipica nonna emiliana in ogni casa di chiunque guarderà questo video e o proverà di replicare questa ricetta. Andremo a preparare delle tagliatelle alla bolognese, prepareremo il ragù alla bolognese, lo faremo cuocere mattina presto, sono tipo le 7:30, le 8, non è vero, sono le 10:30. Andiamo a preparare il ragù, lo facciamo cuocere piano piano per il tempo che ci vuole, mentre lui cuoce prepariamo la pasta e quando tutto sarà pronto cuociamo, grattugiamo un parmigiano e ci siamo. Cominciamo subito con la lista della spesa per il ragù, che non è una ricetta dove c'è tanto lavoro dietro da farci, ma c'è parecchio tempo da aspettare, quindi cominciamo subito e andiamo dritti al sodo. Lista della spesa per il ragù. Ma prima della lista della spesa io vi volevo ringraziare come sempre per il supporto che mi state dando e invitarvi, chi ancora non l'avesse fatto, di iscriversi al canale accendendo la campanella per non perdersi le prossime video ricette e rimanere aggiornati sulle scorse, lasciare un cuoricino e commentare scrivendomi qual è per voi la tradizionalità per eccellenza, che sia vostra o una tradizionalità che amate. Piano piano proveremo a farle. Lista della spesa. Allora, per il ragù io qui ho 500 grammi più o meno di macinato di manzo. Adesso vi spiego in che proporzioni sono. Circa un 60 grammi, quindi un 10% sul nostro macinato in pancetta di maiale. Sedano, carote e cipolla. Un bicchiere di vino, della passata di pomodoro, del triplo concentrato di pomodoro e delle spezie che possono essere tranquillamente, io vado a utilizzare dell'alloro, poi gli andremo ad aggiungere sale e pepe, le solite cose. La carne, allora, ricetta tradizionale vorrebbe che, e vi consiglio anche io perché viene un ragù nettamente più saporito, sugoso eccetera, di usare la cartella di manzo. La tradizionalità, se non dico una cavolata, prevede un 100% di cartella di manzo, che è un taglio, non è che è difficile da reperire, però ce n'è poco e difficilmente si trova. Io qui su questi 500 grammi ho 200 grammi di cartella di manzo, 200 grammi di muscolo, quindi anche qui un taglio molto sugoso che ci darà un bel risultato alla fine. Per andare a dargli un pochino di spinta in più, io gli ho messo anche 100 grammi di salsiccia, mi sono fatto macinare tutto insieme dal mio macellaio in modo che mi venga un composto bello uniforme e andiamo a fare soffritto con la pancetta. La carne gli potete mettere, non vi dico un po' quella che volete, però più il ragù sarà saporito, più sarà spinto, più sarà grasso e più sarà buono, più avremo un risultato godurioso e saporito alla fine. Quindi un 40% di cartella, 40% di un altro taglio molto saporito, può essere anche dello scannello volendo, il 20% di salsiccia e il 10% di pancetta. Totale delle carni. Facciamo scaldare bene una padella, la andiamo a ungere e partiamo con il soffritto della pancetta. Quando la pancetta sarà dorata andremo a sfruttare quel grasso per andare a rosolare la nostra carne, che adesso vi farò vedere come far sì che il nostro risultato finale sia bello marcato e bello deciso. E dentro con la nostra pancetta. Mentre la pancetta va, andiamo a fare il trito di sedano, carote e cipolla. Le verdure le cominciamo a far diventare bionde all'interno della cocotte dove andremo a cuocere il tutto. Questa qua sarà la nostra cocotte dove andremo a cuocere il ragù, che trasmetterà in modo dolce il calore. Quindi olio dentro le nostre verdure e le facciamo appassire. Quando la pancetta sarà dorata andiamo a sgranare all'interno la nostra carne, senza far sì che si ammassi e far sì che possa bollire. Se non avete una padella abbastanza grande, fatelo in due volte. Così, deve cantare e non si deve essere ammassata. Sale sulle verdure. Andiamo a smuovere quando la carne sarà diventata ben dorata. Quando sarà ben arrosticciata così, abbiamo fatto un bel lavoro. Sfumiamo con un bicchiere di vino bianco. Quando sarà evaporato lo andiamo ad aggiungere al nostro fondo di verdure oramai stufate. Con il nostro vino evaporato e le nostre verdure stufate andiamo a unire il tutto. A questo punto passata di pomodoro, triplo concentrato, per questa dose gli vado a mettere circa un cucchiaio, un paio di foglie di alloro, una presa di pepe, due pizzichi di sale e andiamo a mescolare vedendo se la quantità di liquidi che abbiamo messo è sufficiente. Quando è completamente coperto accendiamo la fiamma al minimo
per la scelta del liquido da utilizzare ci sono tantissime scuole di pensiero, diciamo che secondo me ogni nonna ha la sua. C'è chi gli va a mettere solo pomodoro, c'è chi va a fare come ho fatto io, pomodoro e un po' di concentrato di pomodoro, c'è chi va a fare pomodoro e brodo, che si possa essere di verdura, può essere di manzo, chiaramente più il brodo sarà intenso, più il nostro ragù alla fine sarà intenso. C'è chi gli va a mettere del latte o della panna per andare ad addolcirlo, però io onestamente non l'ho mai fatto. Quello serve anche per andare a togliere appunto l'acidità del pomodoro. E a me, a gusto mio, come lo faccio io e come lo fa la novella, praticamente è così: due bottiglie di passata di pomodoro su questa quantità di carne, che l'ho coperto, come avete visto è stata tutta coperta la carne, l'ho messa al minimo, adesso lo facciamo andare per, deve, come dicono a Napoli, ad pappolia, per 2-3-4 ore, deve venire bello concentrato. La casa, le tende devono essere pregne di ragù, ci deve essere il profumo di domenica qui dentro. Lo facciamo andare con tutta la calma del mondo, intanto prepariamo la pasta e facciamo la tagliatella. Per la pasta non andremo a fare la classica dose, un uovo, 100 g di farina. Ho provato a fare una versione dove gli ho aggiunto un 30% di semola rimacinata di grano duro, gli è andata a dare una bellissima nota, una bellissima masticazione, una bella mordenza e un qualcosa che a gusto mio preferisco. Qua dentro ci sono 350 g di farina 00, 150 g di semola rimacinata di grano duro, andremo a utilizzare 5 uova e un tuorlo. Andiamo a uniformare bene le polveri. 1, 5 e un tuorlo. Un pizzico di sale. E intanto cominciamo a sbattere le uova facendogli perdere elasticità all'albume. E cominciamo a farglielo incorporare poco alla volta. Ci aiutiamo con un tarocco. Mi raccomando, come sempre, tirate su tutta la polvere perché è tutta pesata. E lavoriamo finché non avremo un panetto liscio e uniforme. Esattamente così. Pellicola e lo facciamo riposare. Signori, con il nostro ragù che sta pappoliando, sono passate più o meno 1 ora e 20. La lavorazione che dobbiamo fare adesso è quella di stendere la pasta. Lo spessore sarà sottile, ma non troppissimo, vedete? Si intravedono le dita, ma non è proprio trasparente. Andiamo a parare, vedete, la parte che non ci rende una forma uniforme. Quella parte lì chiaramente la andiamo a riutilizzare. Abbondante semola sopra e sotto. Li andiamo ad arrotolare, metà da una parte, senza stringerle troppo, le andiamo giusto ad arrotolare. L'altra metà, andiamo a parare la prima parte. Srotoliamo, vedete, la semola ha fatto il suo. Mettiamo la mano a forbice, prendiamo così, con le due dita sotto le andiamo sotto, con le due dita sopra le andiamo sopra. Andiamo ad arrotolare e noi ci troviamo con il nostro nido di tagliatelle. Tagliamo la pasta. Il momento della verità. Alla vostra. Sanno di domenica, di nonna, di tradizione, di... Adesso sì. Signori, io non so voi, ma a me questo piatto sa di domenica. Siamo giunti alla fine di questo video assai domenicale, che domenica non è perché siamo giovedì e io ho fatto il pasto sgarro adesso, quando non avrei dovuto farlo, ma queste sono piccolezze. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto 10 minuti o semplicemente vi abbia dato qualche piccolo spunto, anche semplicemente per la proporzione diversa delle tagliatelle, gli ingredienti utilizzati per il ragù, eccetera eccetera eccetera. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qua e vi invito, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale accendendo la campanella, lasciare un mi piace, commentare scrivendomi qual è il vostro piatto tradizionale preferito o il vostro piatto domenicale su cui ci faremo un video. Ciao!